arresti dei giorni scorsi a seguito di una specifica indagine antirapina avviata dalla polizia. A finire in manette tre uomini colti in flagranza di reato nel tentativo di rapinare una banca sita in zona EUR. Nei giorni precedenti il personale della filiale di via Enrico Fermi aveva contattato la polizia per segnalare la presenza di un'anomalia del pavimento all'interno dei propri locali, un vero e proprio buco ricavato dal locale Caldaie dell'edificio adiacente. In seguito alla segnalazione è stato predisposto un apposito servizio antirapina il giorno dopo, verso le 8 di mattina un uomo ha insospettito gli operatori. L'uomo si è poi rivelato essere il palo in costante contatto radio con i complici. Successivamente gli agenti di polizia che presidiavano la porta d'ingresso del locale caldaie sono intervenuti presso l'Istituto di Credito stanando gli altri due malviventi dall'intercapedine che dava accesso agli uffici della banca. I rapinatori avevano preso tutte le cautele del caso in quanto erano in contatto tra loro via radio e avevano predisposto un complice che desse l'ok ok per fare ingresso in banca o in caso contrario avvertirli dell'eventuale Presenza in zona delle forze dell'ordine e farli desistere. All'interno del vano, ricavato con un lavoro certosino durato certamente svariati giorni, sono stati trovati numerosi attrezzi utilizzati per sfondare il solaio ed abbattere le pareti: due caschi da moto, due passamontagna, un apparato radio per comunicare con il palo all'esterno ed una pistola da utilizzare per consumare la rapina. Il piano messo a punto dai malviventi prevedeva che, una volta portato a termine il colpo, si sarebbero garantiti la fuga grazie ad uno scooter rubato, parcheggiato nei pressi della banca. Tutti gli arrestati ai quali sono contestati i reati di tentata rapina in concorso, porto abusivo di armi e ricettazione, al termine degli atti di rito, sono stati associati presso il carcere di Regina Celi. Dopo le unioni civili, il Partito Democratico punta alla riforma delle adozioni. Sarà un argomento da affrontare a 360 gradi, ricorda il vice segretario Deborah Serracchiani, che poi chiarisce, adozioni per tutti, sia chiaro. In programma c'è infatti un'assemblea dei deputati DEM, proprio per iniziare ad entrare nel vivo delle modifiche alla legge. L'intenzione è di procedere spediti e dare la possibilità di adottare anche alle coppie omosessuali. A mettere subito dei paletti è il ministro dell'interno Angelino Alfano, erano chiari lo stralcio delle adozioni non era limitato alle unioni civili ma in generale mai ribadisce il leader di ncd avremmo votato la legge se ci fosse stato detto che lo stralcio della stepchild era provvisorio in attesa di una nuova legge su questo la nostra intransigenza è assoluta e se alla camera i numeri del pd consentono di poter stare tranquilli il problema rischia di riaprirsi di nuovo a palazzo madama dove tornerebbero centrali ancora una volta i senatori di ala e magari anche gli esponenti della sinistra pensiamo che sia arrivata di una legislazione moderna ed europea sulle adozioni. Abbiamo perso un'occasione nel passaggio al Senato. Oggi il Partito Democratico propone una corsia preferenziale qui alla Camera. Sinistra Italiana è disponibile per una legge più avanzata per le adozioni per le coppie etero, homo e per i single. Ci sono le condizioni per farlo. L'importante questa volta non è assecondare gli accordi di maggioranza e quindi al Fano, ma scegliere la strada dei diritti, che dovrebbe essere la bussola principale per qualsiasi governo. In attesa, il Movimento 5 Stelle, che prima di dare il loro via libera vogliono vedere il testo al Senato, sotto linea di Battista, hanno impedito di votare e accusano i 5 Stelle di non aver votato un emendamento che consentiva la stepchild adoption, emendamento che non è mai stato messo ai voti. Siamo al limite del colpo di Stato soffice. si avvicina sempre di più l'appuntamento con le elezioni amministrative, ma nel centrodestra restano le spaccature sulla scelta del candidato sindaco a Roma. Il centrodestra diviso perde e fa il più grande regalo possibile a Matteo Renzi. Così in conferenza stampa alla Camera il leader della Lega Nord Matteo Salvini comunica i risultati delle primarie leghiste sui candidati sindaco a Roma. A metà spoglio la situazione è questa: Marchini ha ottenuto 1400 voti, 1300 la Pivetti, 1250 Storace, 1050 Bertolaso, 950 altri. Con cinque candidati tira le somme Salvini, non si va da nessuna parte e per questo dice faccio un appello e chiedo sia a Berlusconi che a Meloni sia a tutti e quattro i candidati più votati alle primarie di mettersi attorno a un tavolo sottolineando ancora una volta l'importanza delle primarie di coalizione come strumento per fare sintesi. Un centrodestra unito, un confronto e una candidatura seria e unitaria. 15.000 persone sono venute ai nostri gazebo e li ringrazio. Però dividendosi su 3, 4, 5 candidati. Quindi il messaggio che io e la Lega vogliamo mandare è: mettiamoci intorno al tavolo, ascoltiamo i cittadini che hanno voglia di esprimere la loro sia sui problemi che sui candidati, scegliamo una via unitaria e andiamo a vincere, altrimenti Renzi ride non sto proponendo lo scimmiottamento in chiave sfigata delle primarie del PD, sto chiedendo un confronto, ascoltiamo la città. Roma e Roma. Io, conclude Salvini, sono pronto a fare un passo indietro di fronte a qualsiasi nome arrivi dai cittadini romani e aggiunge: io voglio presentarmi alle elezioni non per partecipare, ma per vincere. Per i 10.000 romani che hanno partecipato alla consultazione, le priorità sono sicurezza, pulizia, decoro e manutenzione stradale, quanto invece alle Olimpiadi a Roma serve un referendum perché l'opinione è molto spaccata. Sono dai dati dei... Gazebo emerge che i romani che abbiamo consultato senza pretesa di scientificità per carità di Dio sulle Olimpiadi sono assolutamente divisi, a metà dello spoglio il no è al 55% e il sì è al 45% con delle differenze fra quartiere e quartiere, però secondo me un referendum fra tutti i cittadini sul futuro della loro città e sulle Olimpiadi è doveroso, quindi sostengo questa iniziativa. A bocciare senza appello l'iniziativa leghista è il parlamentare di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli. Consultare i cittadini è sempre un fatto positivo, ha detto, ma quella fatta dalla Lega è una buffonata con persone che hanno votato decine di volte e addirittura con il voto dei cinesi. 36 appuntamenti negli atenei di 15 regioni hanno chiuso il Firmadei, la campagna negli atenei italiani del Movimento 5 Stelle per chiedere l'abbassamento delle tasse universitarie e l'istituzione di una no tax area per la fascia di popolazione economicamente in forte difficoltà. L'Italia, affermano i parlamentari pentastellati, è ultima tra i paesi OXE per numero di giovani laureati, e dal 2010 al 2015 la percentuale degli iscritti negli atenei è scesa del 6,5%. A questo va aggiunto che le nostre tasse universitarie universitarie sono più alte della media europea. Obiettivo della campagna? Spingere il ministro Stefania Giannini e il governo a non ostacolare più i lavori del Parlamento. Da due anni infatti aggiungono i parlamentari Einstein by la nostra proposta di legge con la quale vogliamo abbassare le tasse universitarie. Archiviata al Senato l'approvazione della legge sulle unioni civili, il Partito Democratico si mette a lavoro su un disegno di legge ad hoc per la stepchild adoption, la cui presentazione è stata annunciata a breve. A gettare benzina sul fuoco la notizia della paternità di Nicky Vendola. L'ex governatore della Puglia e il compagno hanno annunciato su Twitter la nascita in una clinica della California del figlio Toby Antonio, nato grazie alla pratica della maternità surrogata. Il bambino infatti è figlio del compagno Eddie Testa e di una donna indonesiana con passaporto americano forti le critiche del centrodestra, disgustoso egoismo per il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Questa sinistra utilizza il turpe metodo dell'utero in affitto per inventarsi genitori dei figli degli altri, attacca Maurizio Gasparri di Forza Italia. Condivido con il mio compagno una scelta e un percorso che sono lontani anni luce dall'espressione utero in affitto replica Nichi Vendola. Questo bambino, aggiunge l'ex governatore della Puglia, è figlio di una bellissima storia d'amore. La donna che lo ha portato in grembo e la sua famiglia sono parte della nostra vita. Io ci sono è il nome del progetto a cura di Aisa Lazio Onlus a tutela della qualità della vita delle persone con disabilità, affette in particolare da atassie primarie e secondarie. L'idea alla base di Io ci sono è quella di affiancare le cure strettamente sanitarie il supporto in ambito sociale, offrendo al malato e alla sua famiglia servizi di orientamento di sostegno socio-psicologico, oltre ad interventi per migliorarne il tempo libero e scongiurare il pericolo di isolamento. Obiettivi che soltanto grazie all'impegno dei numerosi volontari che collaborano con AISA è possibile raggiungere, come spiegato dal dottor Paolo Guaramonti. Un progetto che caratterizza e davvero concretizza gli ideali dell'associazione rispetto alla capacità e alla possibilità di aiutare il paziente tassico e la propria famiglia. Infatti, il progetto Io Ci Sono rappresenta la, lo sforzo e l'impegno di molti volontari che si prodigano ogni giorno telefonicamente o sui social o attraverso le mail per fornire un servizio sempre gratuito di informazione, orientamento e sostegno per il paziente atassico e per le sue famiglie. Io ci sono è attivo già dal 2008 ed in questi anni il numero di casi seguiti ha visto un incremento quasi costante. Operando nell'area della regione Lazio, il progetto si rivolge a circa 2.800 destinatari potenziali, aprendo però le porte anche alle persone affette da patologie diverse dalle sindromi atassiche. Inoltre, notevoli sono i benefici secondari derivanti dal progetto, come l'efficacia del lavoro del personale sanitario e del miglioramento della qualità della vita anche delle famiglie delle persone con disabilità, come sottolineato dal dottor Guaramonti. È inutile negare come a questa associazione non si rivolgano soltanto pazienti atassici, primari o secondari, ma si rivolgano persone che hanno, si confrontano hanno difficoltà legate alla propria disabilità in generale. Ovviamente l'associazione non allontana nessuno, anzi, include tutti e lavora per l'inclusione. E quindi vengono orientate, vengono forniti gratuitamente i servizi anche a persone che hanno altri tipi di disabilità. A Esalazio esiste come profilo Facebook, oltre che come pagina Facebook. Rispetto ai riferimenti mail, esiste l'indirizzo legato al nostro sito: il sito è www.centroeuropeotassie.it e, il sito è e la, la mail è comunicazioni-chiocciola-centroeuropeotassie.it. Si è svolto presso l'aula magna del Chris Cappell College di Anzio il primo incontro astronautica in classe, progetto di carattere scientifico organizzato d'intesa con la Scuola di Ingegneria Aerospaziale La Sapienza di Roma. Relatore d'apertura: il Tenente Generale Antonino Iaria che dopo aver già coordinato precedenti analoghi lavori presso lo stesso istituto ha chiarito subito i termini e gli obiettivi dell'iniziativa. Questa iniziativa nasce per un protocollo di intesa tra la Scuola di Ingegneria Aerospaziale e alcuni licei della, di Roma, della capitale. Dopodiché per caso, avendo conosciuto l'ambiente della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, ho proposto io di poterla fare presso questo liceo che secondo me aveva anche un certo significato. Perché eh, ritenevo che l'eccellenza dell'istituto fosse all'altezza di poter anche ampliare e comprendere lo scibile umano, che altro non è che un integrale tra matematica, scienza, universo classico e scientifico. E quindi abbiamo fatto questa esperienza negli scorsi anni, portando qui i migliori astronauti che si sono già eh, espressi nella Stazione Spaziale Internazionale. Quindi abbiamo avuto prima la principessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, che ci ha un po' insegnato e ricordato le onde elettromagnetiche del papà di Guglielmo. E poi abbiamo avuto a susseguirsi il Guidoni Umberto, che è un fisico, e eh, due ufficiali dell'aeronautica militare che si sono poi susseguiti nella Stazione Spaziale Internazionale, che sono stata Samantha Cristoforetti. E il colonnello Roberto Vittori. Accanto a lui, di fronte ad una platea di liceali, anche il generale Francesco Di Bella e i coniugi Franco e Adriana Cappelluti, che con la fondazione Christian Cappelluti Onlus hanno sostenuto fortemente il corso. Presente all'incontro anche il preside della scuola di ingegneria aerospaziale, il professor Paolo Teofilatto, che si è soffermato sull'origine dell'evento e sulla volontà che nel tempo possa rappresentare il volano verso un rinnovato interesse popolare per lo spazio. Noi abbiamo cominciato nel 2010 eh, qui ad Ansia in realtà. Questo fa parte di un progetto che la Scuola Ingegneria Aerospaziale porta avanti da tempo, di disseminazione nei licei dell'attività aerospaziale. Adesso l'attività aerospaziale è un po' più popolare, ci sono tutti questi bei risultati sulla scienza dello spazio, sul fatto che tutti quanti ci rendiamo conto che lo spazio è una risorsa unica e se, se terminassero le attività spaziali noi non potremmo telefonare, vedere la televisione, eccetera, eccetera. Però, diciamo, Qualche tempo fa questa cosa era meno chiara, eh, adesso è un po' più chiara, però è importante trasferire agli studenti quelli che sono l'essenza dell'attività spaziale, quelli che sono l'essenza dei sistemi spaziali, proprio per fare in modo che poi un giorno possano venire anche a frequentare la scuola, naturalmente, la nostra scuola. Paolo Teofilatto ha chiaro in mente il senso della mission, del percorso formativo. Noi eh, ci troviamo in un periodo particolarmente rivoluzionaria nella storia dello spazio. È il periodo in cui si passa dai grandi satelliti, dalle grandi missioni molto costose e riservate soltanto alle agenzie nazionali o alla difesa, agli stati sostanzialmente, anzi direi a pochi stati, in una fase dove lo spazio è, sta diventando accessibile a tutti. È proprio questo la nostra missione, anche con questa attività nel liceo: è proprio questo: far capire agli studenti che anche l'attività spaziale è qualcosa che si può capire. E quindi il nostro, la nostra sfida in questi anni è stata proprio di rendere comprensibile anche a dei ragazzi di liceo, se motivati naturalmente come lo sono qui, che l'ingegneria aerospaziale è qualcosa di accessibile. Sette gli appuntamenti tra marzo e aprile che tra le altre cose verteranno sulla costruzione di un sistema in grado di muovere un satellite e sull'utilizzo della Ground Station installata presso il Liceo Classico Anziate e in grado di poter effettuare collegamenti in tempo reale sui satelliti in transito. In tal senso, secondo il professor Teofilatto, si può guardare già ad una prossima frontiera legata allo spazio. Quello che io penso nel futuro sarà come noi adesso abbiamo il PC, che è il personal computer, un giorno ci sarà il personal satellite, il PS. Io credo che questo sarà il futuro. Andiamo verso questa direzione. Si terrà il prossimo mercoledì 2 marzo con partenza alle ore 8 e 30 dal plesso scolastico di Via Campo di Carne un corteo di protesta formato da cittadini, genitori e studenti di Tor San Lorenzo legato ai numerosi atti vandalici e furti ai danni delle scuole del territorio. Dall'inizio dell'anno scolastico tra il plesso di Via Tanaro e quello di Ardia 2 in Via Campo di Carne si contano infatti circa una dozzina di incursioni che hanno causato ingenti danni alle aule, distributori di cibo forzati per arraffare le poche monete al loro interno, computer e proiettori rubati, mura sfondate e tanto altro. Con la situazione divenuta ormai insostenibile, i cittadini hanno accolto con soddisfazione le parole del prefetto Gabrielli che ha assicurato l'intensificazione con effetto immediato dei servizi di vigilanza e sicurezza a tutela delle strutture scolastiche presenti nel comune di Ardia. Non basta comunque la lettera di Gabrielli al sindaco attualmente dimissionario Luca Di Fiori, come sostengono i cittadini di Torsa Lorenzo nel comunicato che annuncia la manifestazione. Ci riferiamo, ci legge nella nota, alla videosorveglianza sommata ai maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Le scuole non si toccano, non vogliamo sentire ragioni e se qualche lettera o qualche manifestazione non è bastata a destare l'attenzione di tutti, il 2 marzo torneremo a sfilare in corteo, uniti partendo dal plesso di Ardia 2, sfilando fino all'incrocio con Via delle Pinete, per poi tornare nuovamente al piazzale della scuola. Lì sosteremo e Cercheremo insieme di dialogare e proporre idee, soluzioni. Faremo di tutto pur di scongiurare questi vili attacchi al patrimonio culturale dei nostri ragazzi. L'appello, con il problema che ha toccato quasi tutti i plessi scolastici del territorio, è rivolto a tutti i cittadini di Tor San Lorenzo ed Ardea.